prosegue incessante l'attività di controllo del territorio da parte dei militari della compagnia di merito di Porto Salvo agli ordini del capitano Gianluca Piccione. Nella giornata di ieri, 15 febbraio, i carabinieri della stazione di merito di Porto Salvo in provincia di Reggio di Calabria, diretti dal maresciallo aiutante Antonio Caminiti, traevano in arresto in flagranza di reato Vincenzo Iamonte, classe 1954, noto alle forze dell'ordine nel luogo, elemento di spicco della 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata Cosca Iamonte, operante principalmente nel comprensorio di merito di Porto Salvo e Montebello Ionico. Vincenzo Iamonte, che proprio a causa della sua appartenenza alla predetta consorteria criminale in atto è sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato infatti notato dai carabinieri operanti in compagnia di altre persone note alle forze dell'ordine, quindi in palese violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione che prevede, tra le varie, quella di non frequentare abitualmente persone che hanno riportato condanne. Le manette sono quindi scattate immediatamente ai suoi polsi con la successiva traduzione agli arresti domiciliari, ove attenderà l'udienza di convalida così come prevista dalla competente autorità giudiziaria. L'arresto segue a meno di una settimana quello operato per le medesime motivazioni sempre dai militari della compagnia di merito di Porto Salvo a carico del fratello Giuseppe, classe 49, altro elemento di spicco dell'omonima consorteria criminale, anch'egli sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. Quello di ieri e della settimana scorsa rappresenta un chiaro segnale delle istituzioni che dimostra come l'attenzione sui soggetti di interesse operativo sia sempre costante.